Chiara sulle tracce dell'assassino. Videoclip. È stato realizzato da Corriere TV un videoclip di presentazione del docufilm Chiara sulle tracce dell'assassino del regista Alessandro Galluzzi. Nel videoclip compaiono in successione la corrispondente del Corriere della Sera Giuliano Biali, che partendo dall'effigie della tomba del Guerinoni Giuseppe asserisce: trovato il padre, bisognava trovare la madre. A cura delle coadiuvanti del regista Marina Loi e Flavia Trigiani, il videoclip così continua. Ester Arzuffi conosce Guerinoni perché prende la Corriera. Da lì, secondo gli inquirenti, nasce quella relazione clandestina che ha portato poi alla nascita dell'assassinio di Yara. Seguono le affermazioni del maggiore dei carabinieri Riccardo Ponzone, l'autore dell'arresto di Bossetti nel cantiere di Siriate. Effettivamente si trattava di Bossetti, Massimo Giuseppe Bossetti era l'autore. A cura della conduttrice del TG2 viene riproposto poi l'annuncio dell'arresto. A quasi 4 anni dall'omicidio della tredicenne Yara Gambirasio è stato fermato il presunto assassino, individuato attraverso il DNA. La conduttrice così continua. Bossetti continua a ripetere: io non mi so spiegare perché quel DNA è lì. È la volta poi del primo difensore d'ufficio di Massimo Bossetti, Gazzetti Silvia. In quel frangente lui ha scoperto anche di non essere, secondo la scienza, il figlio di Giovanni Bossetti, ma essere il figlio di Giuseppe Guerinoni. Non manca poi il corrispondente di Bergamo News, che tratta l'argomento delle fazioni a suo dire dei colpevolisti e degli innocentisti. A Bergamo è cominciato il processo per Massimo Giuseppe Bossetti. Durante il processo di primo grado ci sono due fazioni opposte, quelle dei colpevolisti e degli innocentisti. Sempre a cura delle collaboratrici del regista Alessandro Galluzzi viene precisato che le telecamere di videosorveglianza limitrofe a quelle della palestra riprendono diversi passaggi di furgoni Iveco bianchi, del tutto simili a quelli in possesso di Massimo Bossetti all'epoca dei fatti. È la volta poi del colonnello Lago Gianpietro, comandante RIS di Parma, biologo. Il fatto che questa ragazza sia salita in qualche modo in questo furgone e poi sia stata lasciata nel prato. A seguire il commento del pubblico ministero di Brescia Marco Martani, pubblico ministero del processo di secondo grado. Capisco che si faccia fatica a credere che l'autore di un reato così efferrato sia una persona comune. Quello che potrebbe tranquillamente essere il nostro vicino di casa. Concludono il videoclip altri due commenti. Per la corte, aver abbandonato Yara in stato agonico ma ancora viva equivale all'omicidio volontario. Ed ancora, forse perché Yara era la figlia di un intero paese che avrebbe voluto averla, spiega l'indignazione e forse anche la rabbia quando la verità sulla sua morte è venuta a galla. All'interno del videoclip di presentazione anche articoli di testate giornalistiche. L'indagine, un killer tra 18.000 provette, fermato grazie al DNA. Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma il pubblico ministero ha detto: sono sereno. I fan di Bossetti scatenati in tribunale. Da Genova a Napoli la gente arriva al Palazzo di Giustizia di Bergamo per difendere il muratore, nonostante indizi e DNA. A proporre lo sceneggiato è il regista Alessandro Galluzzi. Andrà in onda su canale 9 del digitale terrestre, su Sky, canale 145. La prima parte verrà trasmessa domani, giovedì 1 dicembre alle ore 21:25. La seconda parte una settimana dopo, giovedì 8 dicembre, sempre alle ore 21:25. I video saranno commentati da più voci, giornalisti, criminologi, esperti di DNA, rappresentanti dei RIS e investigatori.